Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Esposito e sono un avvocato del Foro di Bologna. Permettetemi, prima di iniziare la registrazione del video, un ringraziamento ad ISAL e in particolar modo al presidente, il dottor Ezio Delfino, per l'opportunità che mi ha concesso di registrare questo video su una questione che oggi in effetti sta ponendo grandi problemi alle scuole, ovvero sia come comportarsi sui viaggi di istruzione. Da quando sono arrivate le regole che disciplinano l'impossibilità di fatto di partire a seguito delle misure contro il Covid-19. Questo video vuole essere un contributo per aiutarvi in qualche modo nelle scelte che dovrete operare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Mi auguro che troverete interessanti spunti per prendere le decisioni che vi aspettano. Grazie. Bene, andiamo allora ad analizzare quelle che sono le misure principali adottate per quanto riguarda i viaggi di istruzione per contrastare la diffusione del Covid-19. Quali sono gli obiettivi di questa chiacchierata? Innanzitutto, vedere quali sono i riferimenti normativi applicabili ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche. In secondo luogo, qual è la situazione normativa attuale legata appunto all'impossibilità di effettuare i viaggi? E concluderemo con una rassegna dei casi più frequenti delle possibilità operative concesse alle amministrazioni, cioè alle scuole. Vediamo la cronologia delle disposizioni. Che cosa succede? Il 22 febbraio il Ministero dell'Istruzione comunica sul sito web la sospensione dei viaggi di istruzione, con un comunicato di questo tenore. Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi, domenica 23 febbraio 2020. È chiaro che, appena letto il comunicato, ci si è preoccupati di capire il valore che potesse avere un comunicato di questo tipo. Pensiamo non solo alle procedure per l'affidamento di viaggi già iniziate, ma soprattutto ai contratti già conclusi con le agenzie di viaggio. Il giorno successivo, per fortuna, il governo emana il decreto-legge 6/2020. Cosa stabilisce in sostanza per quanto riguarda i viaggi? Dice il decreto che allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure di cui al comma 1 possono essere adottate anche le seguenti. Alla lettera F troviamo la sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui è l'articolo 41,4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, numero 79, cioè il codice del turismo, il cosiddetto codice del turismo. Ora, di questo decreto sono interessanti un paio di aspetti. Il primo, sicuramente, che il decreto fa riferimento ai comuni o alle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona, ovviamente non riconducibili ai cosiddetti focolai. Però parla, diciamo, del luogo di provenienza. In secondo luogo è interessante vedere che il decreto parla di potere, quindi possono essere adottate anche le seguenti misure, quindi non c'era al tempo un obbligo. Mentre la lettera F, se andiamo a vedere per quanto riguarda la sospensione dei viaggi, troviamo un fatto particolare, cioè viene allacciata la sospensione dei viaggi all'articolo 41,4 del codice del turismo. Ora, se andiamo a vedere cosa dice l'articolo 41,4, leggiamo che
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di recesso e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. Ora è evidente che questo richiamo del decreto all'articolo 41 del codice del turismo è fondamentale. Infatti, e torno un attimo indietro alla slide precedente, infatti, come dicevamo, il decreto legge parlava di luogo di provenienza, laddove il codice del turismo invece consente la risoluzione contrattuale se c'è un problema nel luogo di destinazione, non di provenienza. E parla di un potere delle scuole, ma il codice del turismo non sarebbe applicabile alle scuole, o meglio, è evidentemente applicabile al viaggiatore. Lo stesso articolo 41, primo comma, dice in sostanza, parla della persona fisica, del viaggiatore, non di persone giuridiche. Un'altra questione interessante è che il DL parla di sospensione, mentre il codice del turismo di recesso. Voi potete immaginare che la sospensione è ovviamente un provvedimento di tipo temporaneo, mentre il recesso è un provvedimento che non consente uno spostamento del viaggio. Pare in effetti, anche analizzando i successivi provvedimenti, che qui la parola sospensione sia usata in maniera non proprio tecnica, diciamo, nel senso che il riferimento al codice del turismo è evidente, cioè la possibilità che vuole concedere DL alle scuole non è di posticipare un viaggio, è di risolvere l'eventuale contratto senza spese. Passiamo poi a quello che accade il 1º marzo. Il 1º marzo viene, e viene emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, articolo 4, comma 1, lettera B, prevede questo. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020. Ora, al di là del fatto della data fissata al 15 marzo, che è già una prima novità, la grande novità è l'estensione a tutto il territorio nazionale di quella norma che abbiamo precedentemente visto del decreto legge 6/2020 applicabile solo, diciamo così, alle zone dei focolai o comunque alle zone in cui erano risultate persone positive. In sostanza, visto quello che stava accadendo negli ultimi giorni, pare che con questo decreto si sia voluto estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità, o meglio, l'obbligo a questo punto di non partire per i viaggi di istruzione. Il giorno seguente, il 2 marzo 2020, viene pubblicato un nuovo DL, il numero 9, e all'articolo 28 troviamo questo. Alla sospensione dei viaggi e di iniziative di istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41,4 del decreto legislativo 23 maggio 2011 numero 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Allora, appare evidente che qui la scelta di allargare il campo d'applicazione, in sostanza, a tutto il territorio nazionale viene fatto coincidere con l'obbligo delle scuole di non partire e di recedere legittimamente dall'eventuale contratto stipulato, con un rimborso ovviamente di quanto già pagato e dice anche mediante l'utilizzo di voucher. E qui poi analizzeremo
nella parte ultima di questo video la questione dei voucher. Segnalo infine il DPCM dell'8 marzo, quindi di pochi giorni fa, che non prevede grandi novità rispetto a quanto abbiamo già visto, se non l'estensione delle stesse regole fino alla data del 3 di aprile. Qual è la situazione normativa attuale? Allora, in sostanza, per i viaggi dal 2 marzo al 3 aprile è evidente che c'è un divieto assoluto su tutto il territorio nazionale di fare viaggi di istruzioni o uscite didattiche. L'eventuale aggiudicazione deve essere revocata, di una gara ovviamente, e l'eventuale contratto stipulato deve essere risolto, con obbligo per le agenzie di viaggio quindi di restituire quanto già percepito, come abbiamo detto, anche a mezzo voucher. Per quello che riguarda i viaggi dal 22 febbraio al 1 marzo, invece, il divieto di fare viaggi di istruzioni e uscite didattiche era limitato solamente in alcune zone, le cosiddette zone dei contagi. Per i viaggi, invece, dopo il 3 aprile, a oggi ancora nessuna norma ci dà indicazioni sulla possibilità di estendere queste regole anche in futuro. Staremo a vedere, ragionevolmente accadrà pochi giorni prima. Vediamo quali sono i casi più frequenti che possono essere accaduti nelle scuole. Allora, procedura di affidamento iniziata ma non conclusa. Quindi, cosa possiamo fare in tutti quei casi in cui è stata indetta una gara per l'affidamento dei viaggi di istruzione, la gara ha iniziato a svolgersi ma ancora non c'è un aggiudicatario, quindi non è conclusa? Sicuramente possiamo revocare la procedura ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990 e certamente non ci sarà nessun tipo di esposizione ad eventuale richiesta di indennizzo da parte della scuola, perché ovviamente non essendo una procedura conclusa non c'è ancora un aggiudicatario, quindi non c'è ancora un soggetto che ipoteticamente potrebbe avere un interesse nel richiedere un indennizzo. La procedura di affidamento invece conclusa, ma con contratto ancora non concluso invece, in questo caso abbiamo la possibilità di una revoca sull'aggiudicazione, sempre ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990, con la possibile però esposizione ad un indennizzo. Attenzione, non parliamo di un risarcimento, parliamo di un eventuale mero indennizzo. Qual è la differenza? La differenza è che mentre in un risarcimento si guardano due fattori, si guarda il danno emergente e il lucro cessante, cioè il danno che io ho riportato, quantificato che ho riportato in questo momento, e il lucro che io avrei ragionevolmente ottenuto. Mentre nel momento in cui parliamo di indennizzo si può fare riferimento esclusivamente al danno emergente. Quindi quale potrebbe essere in questo caso il danno emergente? Onestamente è difficile che ci sia. Dovrebbero essere delle spese che l'agenzia di viaggio ha legittimamente sostenuto in vista esclusiva della vostra gara. Tutto sommato, casi di indennizzo no, non sembrano essere così frequenti. Sicuramente le agenzie quello che non potranno richiedere è una cifra per il lucro cessante, cioè quella cifra che a cui avrebbero avuto diritto nel caso in cui si fosse svolto regolarmente il viaggio. Terzo caso, procedura di affidamento conclusa e contratto concluso. Allora, in questo caso non possiamo più fare riferimento alla legge 241 del 1990 perché? Perché una volta che è stato concluso il contratto, la scuola si deve comportare di fatto come un soggetto di diritto privato. O quasi, nel senso che permane qualche elemento ancora legato al diritto pubblico, ma è ben vero che la maggior parte degli istituti sono gli stessi che regolano il diritto privato. Quindi abbiamo una possibilità di risoluzione del contratto? Sì, ce l'abbiamo, grazie a quanto previsto dal DL 9 del 2020, l'articolo 28,9 che abbiamo visto prima, il quale in sostanza ci racconta che a questi tipi di viaggi è possibile applicare la risoluzione del contratto ai sensi del Codice del Turismo, articolo 41,4,
e dell'articolo 1463 del Codice Civile, cioè l'articolo che riguarda l'impossibilità totale di eseguire la prestazione. Per quanto ci riguarda, sono due norme che di fatto sono molto simili in termini, ovviamente, nei termini che ci interessano noi, non in generale. Una nota importante è questa. Ci sono casi in cui le agenzie di viaggio partecipano a un affidamento, una volta che hanno l'aggiudicazione, in sostanza mandano una sorta di contratto alla scuola da firmare. Ora, il contratto, come sapete bene, dovrebbe riportare tutte le condizioni previste nella gara e non altre, quindi dubito fortemente che nelle vostre gare ci siano delle penali per la scuola, no? Come è normale che sia. Il problema nasce con il formulario invece dei tour operator, perché se qui non abbiamo solo un'agenzia di viaggio, ma abbiamo anche un tour operator, è possibile che vi abbiano chiesto di firmare il modello, il modulo del tour operator, che quello sì prevede normalmente tante penali. Ora, questo fatto che le agenzie di viaggio probabilmente vi potrebbero esporre come insormontabile problema, in realtà non lo è. Non importa che abbiate sottoscritto un contratto con l'agenzia di viaggio, anche mediante lo scambio, per esempio, di mail, o abbiate siglato un formulario del tour operator, non importa, è sempre un contratto. In ogni caso, sono sempre applicabili, come abbiamo visto, l'articolo 41 del Codice del Turismo e l'articolo 1463 del Codice Civile. Quindi la possibilità che avete di risolvere un contratto senza alcuna spesa per la scuola c'è in ogni caso, sia che abbiate fatto uno scambio di mail con l'agenzia di viaggi, sia che abbiate sottoscritto un formulario di un tour operator. Ma allora a questo punto la domanda da porsi è: quando un contratto può dirsi concluso? Allora, non è sempre semplice. Sicuramente possiamo dare alcuni punti fermi. Per le pubbliche amministrazioni è certamente necessaria la forma scritta. Secondo il Regio Decreto 2440 del 23, gli articoli 16 e 17 ci impongono di non stipulare contratti in forma orale che sarebbero nulli, ma la forma scritta non significa che il contratto deve essere incardinato all'interno di un documento con particolari formalità o sacralità. Qualsiasi documento sottoscritto può essere un contratto, anche uno scambio di mail o uno scambio di fax potrebbe essere un contratto. Quello che importa non è la forma. Quello, tranne ovviamente la forma scritta, intendiamoci, ma all'interno della forma scritta non importa la grande sacralità, no? Nel redigere un contratto. Quello che importa è che sia pacifico l'accordo delle parti. Se si può evincere l'accordo delle parti, questo è già sufficiente a dare vita ad una forma contrattuale. I cosiddetti fatti concludenti, invece, quali sono? Cioè, sono quei fatti. Come per esempio l'invio di un anticipo di denaro all'agenzia di viaggio, ma senza alcuna forma scritta. Ecco, questi fatti concludenti, che per un privato sarebbero probabilmente sufficienti a concludere un contratto, non possiamo sostenere che lo siano per le pubbliche amministrazioni, proprio perché il fatto concludente, per sua natura, significa che non c'è un documento scritto, quindi non avendo la forma scritta, il contratto dovrebbe essere comunque dichiarato nullo. Il mero invio di una mail in cui si è dato dell'aggiudicazione però non pare possa considerarsi una conclusione del contratto, a meno che all'interno di questa mail in cui viene detto dell'aggiudicazione non ci siano degli elementi tali da evincere che comunque ci può essere, che comunque è stato stipulato un accordo, che un accordo c'è già. Qui è chiaro che la linea di demarcazione si fa molto sottile. La comunicazione di aggiudicazione è un atto doveroso da parte dell'amministrazione, ma se sono stati inseriti altri elementi, è anche possibile che sia una comunicazione di aggiudicazione sia un contratto. È chiaro che bisogna analizzare nello specifico il documento che è stato spedito all'agenzia. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. E spero che questo video possa avere chiarito alcuni dubbi e spero di potervi
risentire presto in un'altra, per un'altra comunicazione. Grazie a tutti.